runter! 1, 2, 3, 4, runter! 1, 2, 3, 4, runter! Ma che stanno facendo? No, no, così, ma dai, capo vostro, mannaggia, dammi a capo, ma così, e tu, Professore, professore, che c'è? Sto signore vuole parlare con voi. Che cosa vuoi? Chi vi manda? Ho letto il vostro proclama. Capità, voi militari, nessuno vi ha cercato. Queste armi le avete buttate voi quando ve la siete squagliata. Vai di scurtare. Dove siete stata fino a mo'? In Jugoslavia. In Albania, in Russia. E non certo per gusto mio. È sempre lustrando le scarpe ai tedeschi. Io sono fascista. Camerato, sono fascista, io fascista, tu, muro, capo, tu dove credo, fascista io, ma non capisci, ci vuole uccidere come tanta bestia, ci vuole uccidere. Sto, non facete! C'è esecuzione, legge al! Sparate, non smettete mai. Devono credere che siamo tanti. Forse li salviamo. Sparate! Continuate a sparare, io vado giù. Voi due venite con me. Venite. Innocenti e stiamo facendo una guerra, quindi riferisci al tuo amico nazista che noi non... Amiche, amica, capità, chi le soffa di ed, pare che non lo sacci, ma pure voi, dico io, un poco di comprensione, c'è bisogno di far vedere che va rendete, a poco per volte ve la squagliate. Digli che chi si deve arrendere lui con tutti i suoi. I napoletani che stanno dentro fanno la guerra come noi di fuori, è chiaro?
esce un camion, ci sono pure i nostri. Professore, si preparano a uscire con gli ostaggi davanti. Capitano! I tedeschi stanno per uscire con i camion, si riparano dietro ai nostri. E sparate lo stesso, anche se ci sono gli ostaggi! No, se stanno lasciano sparare! E perché voi là dentro non avete nessuno? E sparate, ci buttiamo in mezzo e vediamo come finisce sta carneficina! Mirate le gomme! Sparate, sangue chi è vivo! Sparate! E chi è quel fesso che ha sparato, eh? Altifornista Masullo di Bagnoli. Vieni avanti. E che vuoi? Fatti vedere la luce. Che vai facendo assieme ai tedeschi? Questo ufficiale tedesco è il nostro ostaggio. Già. E a te l'automobile chi te l'ha data? E poi tu perché tieni ancora l'uniforme? Lo sai che vi possiamo uccidere a te e a tutti questi? E lascia perdere! Volete sapere di dove veniamo? Dal Vomero. E con questo ufficiale tentiamo di trattare la resa dei tedeschi. E la restituzione degli ostaggi napoletani. E noi chi ce lo dici che le cose stanno così? Io. E tu? Vai avanti, vai avanti! Sei responsabile per ogni minuto che passa! Io. Vabbè, tu puoi passare, ma l'ostaggio tedesco rimane qua! Du hier, ich schwarz schon! Du fährst over Scholl, ich bleibe hier! Jawohl! C'è anche io a farti compagnia! È meglio, sì! A pistola! A pistola! Vieni, Marì. Senti, capità, è meglio pure per te, perché se i tedeschi mi fanno qualche cosa, noi a questo lo ammazziamo! Hai capito? Sì! Gamba, cammina, volta in mano! Spicci, ti fa un prezzo! Dammi! Posso trattare solo con lei che è un ufficiale, con lui no! È uno di quegli straccioni banditi che ci hanno attaccato alle spalle! Questi straccioni, la loro dignità se la sono conquistata combattendo. Perciò è lui che detta le condizioni. Avanti, tocca a te a parlare. Io? E che gli devo dire? Fagli capire che a noi le guerre non ci piacciono. Basta che loro se ne vanno e, insomma, se ne devono andare. Ma che? Stato zitto, Satino. Sei nuovo! No! No! Sì! No! Fo' carangare! E tedeschi se ne vanno! E a che la parte? Guardate, ci sono arresi! Sì, sì! E i tedeschi se ne scappano! Aiuto, ce l'hai fatto! Ce l'hai fatto! Guardate, ci stanno i nostri che l'accompagnano! Li portano fuori Napoli! Scordate bella, Napoli! Non vi facete per giù! Bravo, quagliù! Portatela lontana! Andate bene, ricchiuna! Andate bene! Abul Zakim,
e per la sinistra. Per questa volta li lasciamo campare. Chiatevi, non è fornito, no, chiatevi. Passa, no, e fate passare, ma che, viene, ma che, però io, però io. Sate qui. Andiamo, Marì. Ma tu lo conosci? Come si chiama? È vero! Mi pare che non ce l'ha detto mai il nome! Che ne sa, c'era? Un capitano!